A Caracas il clima è quello di una strana calma prima della tempesta. Per le strade sembra essere tutto rientrato nella normalità dopo il tentativo fallito di colpo di Stato organizzato dall'opposizione, guidata dal leader scarcerato Leopoldo López e il presidente autoproclamato Juan Guaidó. I presidi dell'opposizione tuttavia restano, nonostante il rischio di ritorsioni. Non ho paura, ci dice José, dipendente pubblico che guadagna $4 al giorno. Dobbiamo scendere per strada, cosa abbiamo da perdere? 18.000 bolivar del mio salario? E cosa dovrei farci? Nada. Tutti i dipendenti pubblici sono stati chiamati ad incrociare le braccia dall'opposizione. Obiettivo: arrivare in qualche giorno alla convocazione di uno sciopero generale dell'intero settore pubblico che dia la spallata finale al governo Maduro. Questi i piani di López e Guaidó confermati da Rafael Velos, parlamentare del partito Volontà Popolare. Esercitando una pressione di questo tipo, spiega, il sistema può arrivare a cadere. Questo sistema, chiamato socialismo del XXI secolo, si trova in uno dei momenti peggiori della storia degli ultimi 20 anni. In tutto questo processo di 20 anni. Ma in un'intervista esclusiva all'agenzia di stampa spagnola EFE, Leopoldo López non arretra e conferma che l'intervento militare straniero per abbattere il regime non è affatto un tabù, ma al contrario fa parte delle opzioni costituzionali in campo. Intanto il presidente Maduro ha chiamato i suoi sostenitori a una o due giorni di dibattito interno. Obiettivo della consultazione: la preparazione di un piano di riforma della rivoluzione venezuelana che metta a tacere le polemiche interne. Dall'altra parte, l'opposizione annuncia nuove mobilitazioni nei prossimi giorni. Héctor Estepa, desde Caracas, para Euronews.